Tutti e benvenuti in una nuova ricetta. Oggi andiamo a preparare una torta a forma di maglietta della Juventus. Allora, per fare questa torta abbiamo bisogno di 5 uova a temperatura ambiente, 2 g di lievito per dolci, 150 g di zucchero, 125 g di farina e un po' di aroma di limone o vaniglia in base al vostro ad aggiungere la nostra essenza di limone e continuiamo a girare per altri 5 minuti. Come potete ben vedere, abbiamo raddoppiato il volume delle uova e dobbiamo raggiungere questa consistenza, cioè quasi una meringa bella spugnosa e cremosa, vedete? Cioè non deve quasi cadere. Adesso andiamo a setacciare la farina con il lievito e andiamo a mettere il tutto dentro e con dei movimenti dal basso verso l'alto andiamo ad amalgamare tutti gli ingredienti. Una teglia e ho messo della farina in modo che così il nostro pan di spagna, una volta cotto, si stacca facilmente. Adesso andiamo a versare tutto il composto molto delicatamente. Andiamo ad infornare per 25-30 minuti a 150 gradi a forno preriscaldato e ci vediamo dopo. Crema, abbiamo bisogno di 5 rossi d'uovo, un'essenza di vaniglia o limone, meglio se avete la bacca della vaniglia, però in questo caso io userò solo quella di limone perché l'essenza di limone perché appunto non ci piace moltissimo il gusto della vaniglia, 125 g di zucchero, 43 g di farina e 500 ml di latte. Intanto iniziamo a mettere il latte in una pentolina. Il latte è 500 ml, noi ne andiamo a mettere solo 400 e 100 da parte. In questa maniera. Lo lasciamo un po' riscaldare, mi raccomando non deve né bollire né fare tipo quella schiuma, no. Adesso in una ciotola andiamo a mettere le uova, i 5 rossi d'uovo, con lo zucchero. E mi raccomando dovete girare bene bene. Dopo vado ad aggiungere la farina, i 43 g di farina, mi raccomando setacciatela sempre. E il restante latte che vi avevo fatto mettere da parte. E andiamo a girare per bene. Mettere il limone e adesso il nostro composto è pronto per essere messo dentro il latte che abbiamo sceso dal fuoco
così, e piano piano andiamo a versare questo composto fino a quando non si amalgama bene. In questa maniera. Ora mettete su fuoco a fiamma bassa e fino a quando non otterrete la consistenza che più desiderate. Ci vediamo dopo. Mi raccomando, fate raffreddare la crema prima di andare a farcire la torta. Come potete ben vedere, la crema già sta diventando molto densa. Adesso è questione di secondi. Io la voglio un bel po' soda, quindi la farò stare ancora qualche secondo. Ricordatevi che una volta raffreddata è più densa. Il nostro pan di Spagna è venuto veramente soffice, bellissimo, vedete? Adesso andiamo a ricavare la maglietta. Io ho ritagliato presso a poco la forma. Amazing.